giubbottino come poliziotto, quindi mi mischio in mezzo a loro, inizio a fare le riprese. Appena lui sente il rumore nella porta, cerca di scappare dal tetto, e ci accendono perché erano pronti lì, un faro da 10.000. Hai presente i dei film? Chiapparia menzione. Chissà, arriva, se da capo si sente un rumore, cioè, ha un sacchetto in mano, lo butta, poi all'interno del sacchetto abbiamo trovato due pistole, una mitraglietta e 120.000 euro di spesa. Mi deve pigliare sopra me. Alza le mani e incomincia a gridare: sugno innocente, sugno innocente, perché nel frattempo i poliziotti arrivavano dalla scala mettendo il colpo in canna, no? Talmente si cacore in capo che i suoi mano, sugno innocente. Domenico Racuglia è stato quello capace di sciogliere il piccolo di Matteo a 13 anni nell'acido. Pensate che pezzi di merda. E a sentirci gridare sugno innocente, nel caso mio mi venne normale, gli dice voglia la mamma. I poliziotti se ne saranno arrivati per non fare le rase, non sono venuto e mi scappo. Non ci rompete i coglioni, andatelo a prendere, non vorrei che vi scappa per colpa mia. Uno che è stato capace di uccidere 8 persone e sciogliere nell'acido un bambino davanti alle forze dell'ordine si fa a merda in capo. Questi sono i mafiosi. Forti se sono a branco, al buio, armati. Si piglia uno a uno, con quattro di buona, ti rovesciano pure un lato di ricetta somato, che poi si pentono pure. Ma noi possiamo avere paura di questi pezzi di merda? Letizia, di cui fra qualche istante vi farò vedere un filmato, è stata definita, mi piace vederlo perché dalla vostra età così vedete come lavora Letizia, e pregherei di preparare i nuovi 1000, però subito dopo la sigla, perché c'è mezz'ora che uno ci ha tutte le cazze, è diventata peggio di me. E lei girava quando sentite serena e fate una notte, vai, tu la filmare, calmate. Perché è entrata talmente nell'idea di cercare di dare una mano a liberare il nostro territorio. Oggi ha 27 anni, ma a 16 anni già aveva la telecamera e andava in giro alla caccia di notizie e di scoop. Sapete una cosa? Quando hanno capito che con le minacce nei miei riguardi, le gomme tagliate, le macchine, non sono riusciti nello scopo, hanno alzato il tiro mandandomi lettere minatorie e dicendo che mio figlio maschio è stato oggetto di un'intimidazione, un mafioso ha cercato di metterlo sotto con la macchina, si è salvato solo per i suoi 20 anni perché è saltato sul marciapiede. Sarei io no, perché ormai hai rulura, sogno in menopausa, visto l'età. Hai quasi 60 anni, perciò, quindi cercate una mano perché ormai io sogno da bagno. E in una lettera hanno scritto che sarebbero venuti a casa mia, avrebbero preso mia moglie, l'avrebbero violentata, gli avrebbero fatto di qua e di là, eccetera, eccetera. Ovviamente quando arrivano queste lettere uno fa riunione di famiglia, vediamo di calmarci. E quando mia moglie legge che l'avrebbero violentata, non mi togliere sto divertimento, ma dove tanti chiare, non volesse la tua magari da sangazzare. Cioè siamo arrivati a un punto che mi sfrutto. Ecco, oggi vi posso dire che noi abbiamo una famiglia antimafioso, mafiosa, contro le famiglie mafiose. E abbiamo vinto un'altra, minchia, mi pare niente. E allora, se ci mettiamo tutti insieme, ce la possiamo fare. Io spero che di questi incontri, che poi vi potete perdere mezza giornata in scuola con una via di coglione rotta dei professori, no? Con l'interrogazione e tutto il resto, poi alla fine qualcosa rimane. Riflettere e pensare che non è possibile che a Cisreale, a Cicenza, queste belle coste,
erano viste dei ciclope, abbiamo guardato, abbiamo pure i ciclope, possono essere preda e prevaricazione di certi personaggi. Le persone devono venire in Sicilia per venirci a vedere le belle ragazze. La donna siciliana è conosciuta in tutto il mondo. I belli mascolazzi, la bella, le belle mangiate di pesci, no? Invece portate dei pesci. Per venire a vedere il nostro sole, il nostro mare, che è di un colore diverso, ve lo posso garantire. A me hanno inventato a Mantova, all'aeroporto di Palermo, l'asso 20 gradi, meno 5. Quindi la libertà così, porca Eva puttana, tutto incendiato. Il nostro sole, il nostro mare, le nostre bellezze, i nostri odori, l'odore di zaga. E poi ti senti dire, minchia c'è la... Ma non vi rompi i coglioni sta cosa. Se la fai vedere la Letizia. Ciao Antolino, ciao Antolino.